cantate al Signore. Ma che differenza c'è tra pregare e cantare? Quando cantiamo, preghiamo, no? Anche quelli che abbiamo cantato adesso è una preghiera. Sapete cos'è? Che chiamiamo a raccolto sensibilmente anche il nostro corpo. Mentre nella preghiera soltanto, può essere una preghiera personale, silenziosa, l'anima si eleva a dialogare con Dio e il corpo sta fermo, sta zitto. Invece quando diciamo cantate al Signore, chiamiamo a raccolta anche le forze fisiche, perché il corpo deve partecipare alla lode di Dio in quanto ha ricevuto da Dio primo il dono dell'esistenza. Il nostro corpo è generato dall'amore umano, però è voluto dal Creatore, il quale poi infonde lo spirito immortale. Quindi chi dice Signore ti canto un canto nuovo conferma il suo credo. Io credo, adesso canto ciò che credo. Questo ve lo dico perché a volte sembra che tutto sta bene come sta, no? C'è il gruppo che canta, c'è il gruppo che prega, c'è il sacerdote che celebra e le cose vanno così, come se fossero delle strade parallele, no? Tutti sull'unica strada, in cammino, col cuore, con l'anima e con le labbra, verso Dio. Quindi io vedo dietro questo verbo del cantare un cantico nuovo, l'anima che dice io credo, e il cuore che deve dire io amo. Perciò sono gioioso di lodare Dio e di cantare a Lui. Io lo amo. Nelle feste nuziali si canta? Beh, tutto sul canto è basato. Perché? Per questo motivo, perché facciamo la festa celebrando quel sentimento che si è acceso nel cuore. Il canto nuovo è questo. L'autore del Salmo, è il salmista che ci invita, rivolge questa esortazione a tutti gli uomini, a tutta l'umanità, uomini di tutta la terra, dice. Primo, cantate un canto nuovo, cantate uomini di tutta la terra. Adesso per un attimo voi fate questo sforzo. Immaginate di trovarvi come una stella in alto, da dove potete osservare tutta l'umanità. E fate la fotografia a questa umanità. Una fotografia che prende però anche le vibrazioni spirituali. Secondo voi, quanti uomini trovate che sanno questo, sono felici di cantare il canto nuovo al Signore e si rendono conto che quel canto lo stanno elevando alla maestà divina, al Creatore, al Redentore e allo Spirito Santificatore? Ognuno di voi può essere un fotografo in questo momento a grande altezza per riprendere proprio in una mappa
larghissima, tutti gli uomini, e vedere quanti ce ne sono che si trovano a raccogliere questo invito e a cantare, e quanti invece che non hanno né voglia né forza né motivo, perché sono completamente fuori binario. A quelli che non credono potete dire di cantare al Signore, a quelli che hanno poca fede e ritengono che Dio sia il colpevole per ogni disgrazia, malattia, sofferenza e pena, vedete se hanno lo spirito di cantare, di lodare a Dio. Non ce l'hanno. Allora cosa voglio dire? Noi che siamo qui, siamo venuti proprio per ascoltare le parole della liturgia che sarà celebrata domenica prossima, ma noi la stiamo meditando anticipatamente, perché è giusto che ci pensiamo su, e il Signore, se invita, va ascoltato. Il suo invito va raccolto. Allora ci prepariamo oggi per domenica prossima a lodare, a fare il canto nuovo. Poi c'è la colletta, la preghiera che raccoglieva nelle labbra del sacerdote sull'altare. Infatti questa è la prima preghiera ufficiale nella messa. Il resto è introito, è introduzione. Qui incomincia la vera preghiera e la eleva, questa preghiera, il sacerdote a nome di tutta l'assemblea. E il sacerdote, elevando a Dio questa preghiera, è come se volesse offrire, cioè in un salvadanaio divino invisibile, mettere tutte le intenzioni, le necessità, i desideri di ognuno che fa parte dell'assemblea, come i fedeli entrando anticamente facevano il segno della croce e lasciavano la piccola offerta che veniva posta sull'altare. Le intenzioni più urgenti venivano anche appuntate e messe sull'altare vicino al sacerdote. Adesso le intenzioni noi le abbiamo liturgicamente raccolte, messe insieme, e le esprimiamo dopo il credo, nella preghiera dei fedeli. Trasportiamo lì. Perché? Perché siccome subito dopo c'è l'offertorio, significa che la liturgia ci fa portare, senza che ci muoviamo dal nostro posto, sull'altare le necessità, i desideri che abbiamo dentro, il pentimento dei peccati, la speranza di guarire, di ottenere guarigione per gli altri. Tutto questo lo raccogliamo insieme, lo esprimiamo nella preghiera, nell'evocazione dei fedeli, però finiscono sull'altare per essere offerte queste nostre preghiere insieme all'ostia da consacrare e al vino da consacrare, sicché quello che prima era solo nella nostra mente o anche sulle nostre labbra nella preghiera entrano a far parte di Cristo stesso che viene offerto dal sacerdote. Il sacerdote invoca lo Spirito Santo perché santifichi il pane e il vino che diventeranno il corpo e il sangue.
Allora, come quel pane e quel vino vengono trasformati, quindi si compie il sacramento, così per le nostre preghiere che passano da lì all'altare, al sacerdote, finiscono nel calice offerta al Padre. Come offerta al Padre. Vedete quanto è importante entrare un po' di più nella liturgia. Poi vedete che non vi viene voglia di dire parole, di scambiare impressioni o tantomeno di mettervi a raccontare le cose. Io sono stato in qualche parrocchia dove ero quasi scoraggiato, perché sembrava che io, sacerdote, dovessi fare una cosa per conto mio sull'altare e la gente per conto proprio di qua, di là, a chiacchierare, a vedere il quadro, a scambiarsi i saluti. E no. Tutto e ogni cosa di ognuno deve finire là per essere consacrata come offerta al Padre. E questo è importante. Allora chiediamo a Dio che guidi Lui le nostre azioni. Qui il liturgista ci chiama a fare l'esame di coscienza e a dire: guarda che tu non hai seguito in tutto la volontà di Dio. Questo è il momento in cui tu gli chiedi che Lui entri, o sta già dentro di te con lo Spirito Santo, orienti i tuoi pensieri, i tuoi desideri, i tuoi propositi verso di Lui, e gli offri tutto questo chiedendogli di accettare questa preghiera nel nome di Gesù Cristo, perché solo se offerto al Padre nel nome di Cristo i nostri desideri diventano azioni, acquistano il valore di opera e di opera buona. Questo è il significato della colletta. Nel nome del tuo diletto figlio. Dio Padre ama Gesù. Nel nome del tuo diletto figlio. Perché? Perché se te lo chiediamo nel nome del tuo figlio, è sicuro che noi alberi fruttiferi fruttifichiamo, se no siamo alberi fruttiferi, quindi fatti per natura per offrire frutti, rimaniamo alberi sterili. Ricordate l'episodio del Vangelo dove Gesù la mattina si alza insieme agli apostoli, deve fare un bel viaggetto per arrivare alla sinagoga. E lungo la strada c'è un campo con tanti alberi da frutta. Si avvicina all'albero che aveva lì più a portata di mano, dove scansa la foglia di qua e di là. Niente, non c'era neanche un figo, era un albero di figo, neanche un frutto. Allora lo voleva maledire. Dice: che stai a fare qua se non porti i frutti? Succhi la lingua della terra, sfrutti, però non porti frutti, non sei fecondo. Questo lo dobbiamo trasferire sul piano spirituale. Se non portiamo frutti, il Signore che fa? Oggi, domani, dopodomani, viene per raccogliere qualche frutto buono dalla nostra vita, dalle nostre giornate. Non ci trova niente. Allora
dice, quest'albero non serve a niente. È inutile che io continui a venire qui a cercare i frutti di cui io ho fame. Di quali frutti ha fame Gesù? L'amore, le virtù, la gioia spirituale, la brama di far piacere a Lui, di riuscire a liberarci dai nostri difetti, la consolazione di poter dire al Padre Celeste quello che ci passa nel cuore di figli. Non ce ne dimentichiamo di tutto questo. Ecco. Io in questo momento, sapete cosa sto immaginando? La morte di una persona giovanissima e a fianco i genitori, le persone care. Se non hanno abbastanza fede, anche quel dolore è sciupato. Se hanno tanta fede, allora quel dolore, quel lutto, passa nel cuore di Gesù e si trasforma in opera di intercessione per quel dolore, per quell'agonia, per quella morte, per quel lutto. Io ti riempio di grazia, di gioia, di pace. Dobbiamo santificare tutto, ogni sentimento nella nostra vita.